A più Buonasera a tardi. tutti, intanto grazie per essere qui ad ascoltare questa chiacchierata. Vorrei ringraziare chiaramente la Ascari Academy che mi dà sempre la possibilità di esprimere le mie idee, quelle che sono le idee che mi consentono di soddisfare la mia passione, sia da un punto di vista di professionale come avvocato, sia da un punto di vista professionale come appassionato di fintech. Questa sera faremo una bella, spero bella, una chiacchierata sugli NFT. È un tema che è abbastanza, diciamo, conosciuto, ormai è diventato lo sponsor ufficiale, qualunque, ne parleremo anche più avanti, è diventato lo sponsor ufficiale di squadre di calcio, di realtà in cui, detto in maniera volgare, girano moltissimi soldi. Forse perché effettivamente la proposta è valida. E quindi a questo punto inizierei subito con gli appunti che ho preparato. Con la prima slide, vediamo allora. Dov'è? No, perché non funziona? Oh no, ok. Ok, allora per parlare di per introdurre il discorso, ho pensato che fosse la cosa migliore fosse parlare di mettere questa bella slide della di una torta a sette veli, perché effettivamente le prossime slide che affronteremo parleranno di strati di dati questa volta, perché chiaramente per introdurre il discorso degli NFT è necessario fare un richiamo a quello che è la realtà della blockchain. La blockchain, che nella sua architettura può presentarsi come o nel layer 0, quindi idealmente se si pensa ad una piramide, c'è alla base il layer 0, poi c'è il layer 1 e layer 2. Probabilmente in futuro potrebbero esserci altri livelli, chiaramente la tecnologia non si ferma e va avanti, ma per quello che ci riguarda, pensando alla blockchain così come la conosciamo, per quello che ci riguarda è importante è considerare il layer 1, il layer 1 sul quale diciamo, orbitano tutti i progetti più o meno che famosi, tipo Bitcoin, Ethereum, eccetera. Comunque, volendo andare nei dettagli, il layer 0 sostanzialmente è importante perché qualora ci fosse, sarebbe sostanzialmente lo strato della blockchain che si occupa della sicurezza, cioè ogni soluzione tecnica e aspetto che riguarda la sicurezza della blockchain. Poi il framework, ovvero la cornice che rende più agile e semplice lo sviluppo di componenti addizionali, applicazioni, chain e molto altro ancora. L'interoperabilità, cioè la possibilità di interagire e cooperare delle varie blockchain costruite sul layer 0 stesso. Ultimamente i protocolli DeFi prevedono anche. Non è questo il tema di stasera, ma comunque prevedono la possibilità di dialogare fra le varie blockchain, in modo da consentire il trasferimento dei fondi da una blockchain all'altra senza dover fare dei passaggi indiretti. E questo quantomeno, e questo comunque diciamo, l'operabilità precipua della layer 0. Del layer 0. Il layer 1 invece è quello appunto che ho detto è più conosciuto,
Layer 1 è la tipologia che ha tra le sue file appunto Bitcoin, Ethereum e Solana. Layer 1 è lo standard più diffuso impiegato senza ausilio di altri strati. E sì, praticamente le funzioni precipue del Layer 1 sono l'esecuzione, cioè il processare tutte le transazioni e le operazioni, e il consenso, cioè gestire quei protocolli, i più famosi proof of work o proof of stake, ma ce ne sono diversi, che chiaramente sono poi legate al concetto della governance della stessa blockchain. Quindi mentre ripetiamo sempre che il layer 1 è sempre obbligatorio, mentre lo 0 e il 2 sono facoltativi. Chiaramente se non c'è il layer 0 e il layer 1 ad assolvere le funzioni di sicurezza che abbiamo visto prima. Per quanto riguarda Ethereum, per esempio, è appunto una delle blockchain più famose che consentono, tra l'altro, di gestire gli smart contract, che sono chiaramente il mattone fondamentale dello sviluppo del mondo di DeFi ed NFT. Se non, noi non possiamo parlare di NFT se non parliamo di smart contract. Il layer 2, appunto, layer 2 sono diciamo, la trovata più recente, per esempio per Ethereum sono Arbitrum, per Bitcoin Lightning, e servono a gestire e a superare i problemi di scalabilità e servono a implementare delle funzionalità diverse e nuove. La scalabilità è un problema che è conosciuto sia su Bitcoin che Ethereum, perché chiaramente il volume di transazione, il prezzo delle transazioni sono abbastanza elevati, e quindi questo comporta come se ci fosse una riduzione delle transazioni sulla stessa blockchain. Quindi per ovviare al costo eccessivo della transazione, al lavoro eccessivo che deve fare l'infrastruttura, si utilizza il layer 2 per la gestione appunto di ulteriori transazioni diverse rispetto a quelle normali del layer 1. Questa slide è abbastanza chiara, nel senso che è uno script che rappresenta uno smart contract. Sulla blockchain, chiaramente lo smart contract, cioè il linguaggio, diciamo, più diffuso per la redazione dello smart contract è il Solidity. Infatti si può vedere la prima riga dove dice Pragma, Solidity e poi la versione. E fondamentalmente questa è una scrittura appunto che rappresenta uno smart contract che poi fondamentalmente non è altro che un software, cioè quelle righe di codice non servono, non fanno altro che far lavorare il software. Come funziona? Cioè lo smart contract viene sviluppato offline, di solito si utilizza l'Ethereum Virtual Machine, e poi viene deployato, inserito nella blockchain di riferimento. Ovviamente e si chiama gas proprio per questo. Ovviamente l'operazione non sarebbe, cioè la transazione non sarebbe possibile se
non ci fosse il corrispettivo dell'energia fondamentalmente del lavoro impiegato. Quindi si paga la transazione pagando il cosiddetto gas e quindi successivamente si attiva lo smart contract in base appunto a delle funzioni che sono prestabilite. Perché stiamo facendo questo discorso? Questo discorso lo stiamo facendo per introdurre chiaramente il concetto di token e successivamente chiaramente quello di NFT. È un percorso graduale che vi ho voluto presentare perché è importante capire come si arriva. Chiaramente io non sono un programmatore, non sono un ingegnere, sono un avvocato, ma ho cercato di sintetizzare al massimo quello che è appunto il percorso che si impiega dalla caratterizzazione della blockchain fino all'NFT in sé. Per capire proprio il fenomeno degli NFT sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista giuridico e poi anche dal punto di vista economico nella sua diffusione ormai acclarata e diciamo conosciuta da tutti. La tecnica che si utilizza per cioè il tipo di token che si genera per la gestione degli smart contract è l'ERC 20 che si basa sulla blockchain di Ethereum. Fondamentalmente è uno standard accettato dalla community che ha dei vantaggi, ha la comodità di essere open source, quindi per generare un ERC20 basta copiare il codice sorgente e svilupparlo come meglio si crede. La sicurezza, perché è un protocollo che è utilizzato da tantissimi users e di conseguenza, come spesso accade, si sviluppano anche si sviluppa anche l'aspetto della sicurezza e l'efficacia, perché le continue sperimentazioni portano a sviluppare dei token che sono sempre meno energivori e di conseguenza hanno sempre meno bisogno di gas, cioè si pagano delle commissioni più basse. Per quanto riguarda i token, vi è già una distinzione, una tassonomia. Intanto gli utility token. Gli utility forniscono fondamentalmente l'accesso a un servizio digitale, in modo che i possessori abbiano accesso esclusivo a funzionalità all'interno di una rete o piattaforma decentralizzata. Cioè consentono fondamentalmente, garantiscono la possibilità di accedere, di utilizzare, di implementare determinate funzionalità, di godere di determinate funzionalità all'interno di una rete o di una piattaforma DeFi. Per esempio, l'Ether o Stellar, il token è necessario per entrare sulla piattaforma o in una rete ed utilizzarlo. Fondamentalmente sono paragonabili al voucher e permettono di finanziare un progetto senza cedere o diluire la proprietà. Se ci fate caso, non stiamo cedendo dei token che danno dei diritti di voto, che garantiscono dei diritti di voto, garantiscono soltanto l'accesso esclusivo, cioè personalizzato in base al tipo di token. Garantiscono l'accesso alla piattaforma. Dopo gli utility token, ci sono i security token che invece superano il discorso
dell'accesso, della garanzia dell'accesso e rappresentano invece, possono rappresentare direttamente dei diritti, quindi la proprietà di un bene, e permettere ai possessori di token diritti simili o uguali a quelli dei titoli di credito, diritti di voto, dividendi, quote di profitto, eccetera. In termini di funzione economica, sono beni di sicurezza, beni azionari, per esempio equity, debiti, obbligazioni e passività. Essi concedono tutti o alcuni dei diritti, cioè con i security token si possono concedere determinati diritti. Chiaramente fanno derivare il loro valore dall'asset sottostante. È una differenza chiave è che in quanto token rappresentano la proprietà programmabile. Chiaramente lo smart contract agisce in base a come lo si programma, c'è il detto code is the law, quindi il codice è la legge, quindi in base alle funzioni che sono implementate in base alle funzioni che sono implementate nello smart contract, il token avrà una determinata funzionalità e garantirà determinati diritti. Per quanto riguarda il payment token, praticamente è il sinonimo delle criptovalute così come le conosciamo, e non hanno ulteriori funzioni o collegamenti. Per esempio Bitcoin, Monero, Tether, ma se voi andate su CoinMarketCap trovate il listing di non so quante criptovalute e quante pagine di criptovalute sono listate. Per quanto riguarda invece una diversa tassonomia, una diversa distinzione, in base alle funzioni, alle funzionalità del token, possiamo vedere che si distinguono in fungible token e che sono tali che una parte o quantità può essere sostituita da un'altra parte o quantità uguale. Ogni token è uguale ad ogni altro del suo genere ed è capace di sostituzione reciproca. Chiaramente, se io scambio un Ether per un Ether, chiaramente la funzionalità rimane sempre quella, è il discorso giuridico della fungibilità di un bene, né più né meno. Questo è. Ora, i cavalli, per esempio, i cavalli, per i nativi americani erano chiaramente dei compagni di attività, di vita, ma venivano considerate anche merce di scambio. E quindi c'era una fungibilità fra un cavallo e l'altro, volendo estremizzare il concetto. Però, se noi sempre pensando, riferendoci ai cavalli, pensiamo a un cavallo plurivittorioso, un cavallo che ha vinto premi, che ha un pedigree, cioè che ha tutta una serie di certificazioni, un cavallo di razza, è chiaro che quello non potremmo considerarlo un bene fungibile, un cavallo che può essere scambiato con un altro cavallo, assolutamente. Infatti, la stessa cosa si può pensare per gli NFT, dei quali oggi non esiste una definizione in termine positivo. È più facile dire cosa non sono, ma e non cosa siano. Quindi tutto bisogna ricondurlo all'utilizzo pratico del token fondamentalmente. Il token non fungibile è un tipo speciale di token crittografico che rappresenta qualcosa di unico. I non fungible token non sono interscambiabili, appunto, perché sono per definizione non fungibili. Possono essere scambiate con la stessa quantità dello stesso tipo proprio perché unici possibilmente sono rari, hanno il bene della
hanno la caratteristica, soddisfano la caratteristica della scarsità economica perché ognuno possiede diverse funzionalità e caratteristiche. Per esempio, può essere un oggetto che non può essere sostituito nel mondo reale da un altro simile, per esempio il quadro. Parliamo della Mona Lisa, ma qualunque altro quadro di valore di un artista famoso, è chiaro che esiste quello, se ne possono fare delle copie, ma non potrà essere scambiato per un altro. Quindi, per ricapitolare, le caratteristiche degli NFT sono la scarsità, perché ogni NFT è unico, l'indivisibilità, cioè non è possibile cedere una porzione di NFT, è possibile cedere attraverso l'NFT una porzione di un determinato diritto sottostante, di una determinata situazione sottostante, ma non si può porzionare, non si può tagliare l'NFT e dividerlo in due. Ogni NFT possiede un ID univoco tale per cui la coppia indirizzo contratto token ID sia unica all'interno dell'ecosistema di riferimento. L'NFT né più né meno è un token che gira sulla blockchain e valgono le stesse considerazioni che si fanno per l'univocità dei dati che girano sulla blockchain. Sono immutabili e sono univoci. Fondamentalmente, nel corso del tempo, oltre all'ERC20, da cui è nato tutto, si sono sviluppati vari protocolli che consentono l'emissione dell'NFT e sono l'ERC721, cioè sono uno standard per l'emissione e lo scambio di asset non fungibili sulla blockchain di Ethereum. Sto parlando di blockchain di Ethereum perché è quella da cui, diciamo, nasce il discorso della NFT e dello smart contract, ma chiaramente ce ne sono diverse e ne vedremo più avanti le caratteristiche. Però fondamentalmente gli smart contract hanno le stesse caratteristiche. Quindi l'ERC721 consente l'emissione e lo scambio di asset non fungibili sulla blockchain di Ethereum. Recentemente è stato sviluppato l'ERC 1155 che permette di inserire all'interno del contratto sia token fungibili che token non fungibili. Nel mondo del gaming, pensate a una determinata arma, si pensa a una determinata arma virtuale in un gioco di ruolo digitale. Ne esistono 100 esemplari e i giocatori se le scambiano tra loro e le custodiscono nei rispettivi wallet. Questa è una realtà, non è fantasia. Di queste slide io prendo soltanto the first 5000 days, i primi 5000 giorni di un artista, cripto artista Beeple. Fondamentalmente, questo artista ha sviluppato un'opera d'arte digitale nell'arco di tempo di 5000 giorni. Dopodiché, vediamo come ha fatto a generare l'NFT che poi è stato battuto per 69 milioni di dollari. Quindi andiamo alla slide successiva. Qua ci sono dei dettagli interessanti. Chiaramente queste slide sono a disposizione vostra, quindi chiunque può poi trarle dalla piattaforma della Askeri Academy. Allora, vediamo i passi che ha fatto Beeple per vendere questo NFT. Ha creato l'opera d'arte, abbiamo detto 5.000 days, ok? 5.000 giorni, scusate. Ha generato un hash che identifica univocamente e inviolabilmente quel file,
Chiaramente se noi parliamo di blockchain parliamo chiaramente di crittografia, non possiamo dissociare le due cose e anche qui nel mondo dell'NFT è importantissimo l'impronta crittografica. Di conseguenza quest'opera d'arte pesante 300 mega è stata associata ad un'impronta crittografica. Poi l'artista ha creato un file contenente dei metadati che include l'hash dell'opera d'arte. Nel frattempo, Christie's ha programmato un'asta per questo token. Beeple ha creato un token governato dallo smart contract Maker's Token V2 sulla blockchain di Ethereum. Ho letto al contrario, chiedo scusa. Va bene, insomma, è stato determinato questo token sulla blockchain di Ethereum. Il file contenente i metadati, che era abbastanza pesante, dovete considerare che non è stato conservato su, non poteva essere conservato sulla blockchain, è stato conservato su un servizio di condivisione file decentralizzato della Darknet IPFS. Fondamentalmente la Darknet è una realtà ulteriore rispetto ad internet, che funziona con un sistema di peer-to-peer e si usa appunto per gestire dei file così di dimensioni abbastanza elevate. Ma non solo per questo, sto parlando in termini tecnici, sto raccontando quello che ho studiato io. Fondamentalmente, una volta che si è fatta l'asta si è conclusa con l'aggiudicazione dell'NFT per un prezzo di 69 milioni di dollari. Il pagamento, cioè, è stato aggiudicato l'NFT ad un intermediario che ha effettuato il pagamento. L'intermediario, però, di questo pagamento non vi è traccia sulla blockchain di Ethereum e poi vi è stato il trasferimento del token dall'intermediario all'aggiudicatario. Cioè l'acquirente si chiama Metacoin e si è aggiudicato questo NFT. Vi ho raccontato un po' quello che è stato il procedimento di creazione di quest'opera d'arte e vi sottolineo il fatto che per buona parte di questa chiacchierata parleremo di opere d'arte, chiedo scusa. Non ne parleremo dal punto di vista qualitativo perché io non sono un'opera d'arte, non sono un critico d'arte, ma ne parleremo dal punto di vista, se vogliamo, sociologico o anche economico, perché l'associazione tra opere d'arte e emissione di NFT sta avendo un hype, un boom che è veramente notevole. Per quanto riguarda, esaurita la parte tecnica, fondamentalmente ci concentriamo sulla parte giuridica. Quella che diciamo, rientra più nel mio lavoro. Gli NFT sono considerati dei beni, ai sensi dell'articolo 810 del Codice Civile, perché si ha la disponibilità attuale e la si può avere in perpetuo, se si vuole. Sono comunque però sono dei beni immateriali, per esempio, così come lo è il know-how, o per esempio i contratti di informatica. Servono a certificare i beni cui si riferiscono e ne oggettivizzano la forma nella blockchain. Gli NFT certificano i beni a cui si riferiscono. Ora, il gancio per parlare dell'aspetto tributario della questione, ce lo dà la disciplina dell'IVA.
all'articolo 7 bis, 17 bis del DPR, del DPR IVA fondamentalmente. Vi risparmio la lettura degli articoli perché sono abbastanza noiosi, ma fondamentalmente questi vi dico subito che richiamano due concetti. Il concetto di residenza o comunque di territorialità è il concetto di visualizzabilità sul territorio italiano. Allora, applicabilità IVA italiana, ratione loci, cioè in ragione del luogo, pur nell'incertezza delle regole, si potrebbe concludere per un soddisfacimento del criterio di territorialità anche per gli NFT, perché il criterio di territorialità è uno dei tre criteri che soddisfano l'applicabilità della disciplina dell'IVA a determinate fattispecie. Vi risparmio il resto. L'acquirente sia, è necessario che sia residente in Italia e l'NFT dovrebbe essere visualizzabile in Italia, però è una condizione questa meno rilevante. Per quanto riguarda la soggettività passiva ai fini IVA e la professionalità nel commercio degli NFT, i soggetti devono potersi qualificare come o mercanti d'arte e commercianti, o speculatori o collezionisti. Fondamentalmente il mercante d'arte commercia opere e quindi parliamo di opere, ma ci riferiamo all'NFT per questioni professionali e con abitualità, abitualmente, con lo scopo di massimizzare il profitto della propria attività. Chiaramente questo genera reddito d'impresa e soggettività passiva ai fini dell'IVA. Su questo non ci piove. Poi vi è lo speculatore occasionale, colui che agisce per passione, per massimizzare il lucro, però saltuariamente rivendendo gli NFT. L'attività genera, ai fini del testo unico sull'imposta dei redditi, dei redditi diversi, ma non è assoggettabile ad IVA. Poi vi è invece il collezionista privato. Il collezionista privato, che appunto quello è proprio nella condizione massima di seguire la propria passione, non esercita abitualmente e professionalmente l'attività di compravendita di NFT o comunque di opere d'arte. E quindi non è soggetto in questo caso ad alcuna imposizione diretta o indiretta. Il collezionista privato, stiamo parlando del soggetto privato che lo fa per appagare la propria passione, che non svolge professionalmente questa attività. Come ho già detto, le considerazioni fatte sugli NFT, cioè le considerazioni fatte sul mercato dell'arte, valgono per l'emissione di NFT. Bisogna considerare nel caso in cui, nel caso appunto del mondo dell'arte, si deve considerare anche l'ipotesi in cui l'NFT sia congiunto, l'emissione dell'NFT sia congiunto o disgiunto all'opera d'arte. Quindi, nel caso di emissione disgiunta, valgono le regole che abbiamo detto appena, abbiamo commentato nella slide precedente. Nella cessione congiunta, fondamentalmente, poiché la cessione dell'NFT garantisce l'ulteriore cessione dei diritti relativi all'opera dell'ingegno del DPR IVA, è diversa fondamentalmente l'ipotesi di cessione congiunta. Per esempio, cessione, concessione, licenze simili effettuate dagli autori, eredi o legatari. Quindi non rientra nella soggettabilità dell'IVA. Le aliquote, invece, nel caso in cui si parli di assoggettabilità di IVA, le aliquote che vengono scontate sono
Il 10% se la cessione è effettuata dall'autore dell'opera, dai suoi eredi o dai suoi legatari, il 22% se le cessioni sono effettuate da soggetti diversi. Per quanto riguarda l'imposizione diretta, i proventi derivanti nel caso di esercizio imprenditoriale dell'attività sono classificati ricavi se si tratta di un imprenditore, altrimenti saranno redditi da lavoro autonomo se a realizzarli è un soggetto che opera nell'ambito della propria attività professionale, ma non nell'esercizio dell'impresa. I costi sono deducibili, i costi per la generazione, per esempio, dell'NFT sono deducibili. Certo, richiedono un certo esercizio per riuscire a documentarli, ma comunque i costi sono deducibili. L'ammortamento degli NFT non è ancora dato per possibile, fondamentalmente non è stato vagliato. Però bisogna tenerlo in considerazione, tenerlo in considerazione. Allora, un'altra cosa importante legata al mondo dell'arte, trasferita chiaramente all'NFT, è il diritto di seguito, cioè gli autori delle opere d'arte e di manoscritti hanno diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell'autore. Ai fini del primo comma, cioè quello che abbiamo appena detto, si intende come vendita successiva quella comunque effettuata che comporta l'intervento in qualità di venditore, acquirente o intermediario. I soggetti che operano professionalmente nel mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie e in generale qualsiasi commerciante di opere d'arte. Praticamente ci sono dei presupposti perché possa realizzarsi fondamentalmente il diritto di seguito e che dura per tutta la vita dell'autore e per i 70 anni successivi alla sua morte. Non si applica alle vendite. Non si applica fondamentalmente, non si matura il diritto di seguito quando il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di 3 anni prima di tali vendite e il prezzo di vendita non sia superiore ai 10.000 euro. Quindi questi sono dei presupposti che vanno, cioè se io compro direttamente dal venditore cioè l'acquisto, il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di 3 anni prima di tali vendite, il prezzo di vendita non sia superiore a 10.000 euro. La vendita si presume effettuata oltre i 3 anni dall'acquisto, salva prova contraria fornita dal venditore. Il compenso non è dovuto solo se il prezzo della vendita non è inferiore. In sostanza, il diritto di seguito c'è, bisogna rispettare determinati limiti quantitativi, temporali e valoriali di valore economico e comunque per ogni passaggio non può superare l'importo massimo di 12.500 euro. Questo per quanto riguarda le opere d'arte. Per quanto riguarda il valore probatorio, sto facendo una carrellata di tutti quelli che sono gli aspetti del quadro normativo che sta attorno alla cornice, diciamo, normativa che sta attorno al mondo degli NFT. Valore probatorio si definiscono tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract. Le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento, l'archiviazione dei dati, sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia, verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili. Questa è la definizione
delle tecnologie basate su DLT, registri distribuiti, su smart contract. E lo smart contract sono fondamentalmente un programma, l'abbiamo detto prima, per il laboratorio che opera su tecnologie basate su registri distribuiti. Questa locuzione ritorna sempre, e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta. Ecco, andiamo al valore probatorio. Previa identificazione informatica delle parti interessate attraverso un processo avente requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia Digitale, con linee guida da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ora non so se, non so se siano state emanate le linee guida, però io ho messo un link alla fine dove ci sono i credits e la bibliografia, attraverso il quale si può raggiungere appunto il sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale e verificare le evoluzioni della materia. Per quanto riguarda la memorizzazione di un documento informatico attraverso l'uso di tecnologie basate sui registri distribuiti, produce effetti giuridici della validazione temporale elettronica. Quindi a sistema abbiamo il soddisfacimento del requisito, torno un attimo indietro, il requisito della forma scritta, se c'è l'identificazione informatica delle parti interessate, diciamo, la presenza di una validazione temporale elettronica, di una validazione temporale elettronica. Per quanto riguarda le criticità che ho tralasciato questa sera per questioni proprio di economia espositiva, segnalo il diritto dei consumatori, scarsa o mancata comprensione delle clausole dei terms of service, fondamentalmente le condizioni generali di contratto. Vi è un'impossibilità di recesso, perché una volta che viene emesso, emesso lo smart contract, l'NFT, è impossibile tornare indietro, se non facendo il burning dello smart contract. L'antiriciclaggio, cioè la compliance AML, obbligo di verifica della clientela, cioè know your customer. Questa è un refrain, l'antiriciclaggio è un refrain che si presenta sempre nella tematica degli NFT, e la contraffazione. Il collectible potrebbe non essere collegato a un token, o potrebbe essere la replica non autorizzata di un'opera registrata. Non esistono strumenti idonei a verificare l'identità dell'artista. E non consente di verificare la realizzazione, appunto, che potrebbe essere soggetto a sostituzione di persona o a contraffazione di marchi. Gli impieghi pratici degli NFT sono quelli che sono adesso, diciamo, conosciuti: il gaming, la proprietà intellettuale con la funzione di notarizzazione e di accertamento del controllo fondamentalmente della proprietà intellettuale. Per esempio, un NFT potrebbe rappresentare un quadro, una canzone, un brevetto o altri diritti di proprietà intellettuale. La real estate, immobili, la tokenizzazione della real estate, per esempio, immobili, oggetti preziosi, veicoli e tutte le altre proprietà possono essere tokenizzate, e la loro tokenizzazione può essere utilizzata per il finanziamento, l'espansione e la potenziale liquidità della proprietà. Self-sovereign Identity, gli NFT possono anche servire per verificare l'identità o rappresentare certificati di nascita
licenze, credenziali accademiche, già cominciano ad essere diffuse i certificati di laurea rilasciati in NFT. E poi documenti finanziari, fatture, ordini, garanzie, bollette possono essere trasformati in NFT e scambiati con essi. Per quanto riguarda le piattaforme su cui, che gestiscono gli NFT, queste sono suddivisibili in quattro tipi. Chiaramente è lo stato dell'arte attuale, però non è detto che ci sia, non ci sia, che non ci siano eventuali sviluppi ed eventuali evoluzioni. Sono open marketplace quelli ai quali può accedere chiunque per creare e vendere NFT. I pagamenti sono fatti in cripto e gestione non custodial, vuol dire che non si occupano della custodia dell'asset, cioè non offrono servizi di custodia degli asset a favore appunto degli utenti. Una di queste è per esempio OpenSea, che è famosissima. Crypto Native Curated Marketplace prevedono invece, in questo caso, una selezione degli utenti venditori, sono anche se non custodial, ma prevedono una selezione degli utenti venditori. Poi ci sono gli Existing Closed NFT Marketplace, sono dei marketplace che invece sono custodial, quindi che accettano anche pagamenti in fiat tramite moneta elettronica, per esempio Nifty Gateway. Poi c'è White Label NFT Marketplace. Questi offrono fondamentalmente diversi tool per la personalizzazione spinta dell'esperienza di creazione e vendita degli NFT. Ora, passiamo invece ai casi pratici. I casi pratici, si era parlato la settimana scorsa di Instagram che voleva implementare la funzionalità degli NFT. Prima era data per certa e imminente questa implementazione, adesso non è data. Cioè adesso è diventato un po' più un forse e non si sa come e quando verrà implementata nell'app di Instagram. Sebbene sgranata, è abbastanza evidente e richiama chiaramente l'operazione di marketing che ha fatto l'Alfa Romeo nell'associare la nuova tonale all'emissione di un NFT. In questo caso, invece, il progetto ha delle caratteristiche interessanti perché l'NFT si occupa in questo caso, di garantire e certificare determinate caratteristiche della macchina e di conseguenza seguirà l'autovettura nel corso della propria vita. La cosa che un po' mi ha fatto sorridere è che nella stampa online c'era la dicitura che l'autovettura verrà consegnata assieme ad una blockchain card che, volendo considerare in sé il concetto, è una contraddizione in termini, perché nulla è più virtuale di una blockchain, quindi non ha nulla a che fare con la carta, col concetto di carta. Comunque, vabbè, insomma, ci hanno provato pure loro. Non so come finirà l'esperimento, però questa è la prima auto a cui viene associato un NFT. Questo è invece il Radomir di Panerai, è un nuovo modello della casa svizzera che ha
associa all'acquisto di un orologio di un segnatempo Panerai di questo tipo, associa l'emissione di un NFT. Però in questo caso l'emissione di un NFT è un complemento artistico, nel senso che l'NFT serve soltanto a dare determinati diritti, a garantire determinati diritti riguardo delle opere che sono associate a questo orologio. Da appassionato di orologi, mi sarebbe piaciuto di più un NFT che garantisse, che ne so, la corrispondenza della cassa, dei numeri di serie del calibro, tutta una serie di dettagli che gli appassionati di orologeria conoscono e che avrebbero visto gratificati volentieri con l'utilizzo di un NFT. Questa è la The 5000 Days, i 5000 giorni di cui abbiamo parlato prima. È normale che un NFT abbia queste che un'opera d'arte in NFT abbia queste caratteristiche. Infatti, più avanti ne vedremo altre. Questo è un'altra, per esempio, quella a sinistra è Cyberpunk NFT, che è listato sulle piattaforme più diffuse, e un'altra notizia è che eBay sta questa volta concretamente, non come Instagram, sta concretamente sviluppando, implementando la funzionalità di acquisto, di compravendita di NFT. Abbiamo parlato di sport, sponsorizzazioni quindi di utilizzo di massa del concetto di NFT nel mondo economico reale, quello che conosciamo di più. Per esempio l'Inter Fan Token, che è uno strumento che i tifosi di cui possono godere i tifosi dell'Inter che garantisce determinati diritti di partecipazione a determinati eventi, se non ho capito male. Per quanto riguarda invece Sorar, è una piattaforma di fantacalcio su cui orbitano circa 12 squadre italiane che chiaramente approfittano della tecnologia dell'NFT per garantirsi una maggiore visibilità, dato che ha un respiro internazionale, che questa piattaforma ha un respiro internazionale. Questo è sinistra, chiaramente è la notizia di ieri sera, che ho letto ieri sera, che Ibrahimovic sbarca nel mondo degli NFT con degli NFT che rappresentano il suo libra, se vogliamo, libra pensiero. Sono circa 22-23 diversi NFT, circa, non so a quanto saranno listati ancora, però la notizia di ieri sera era questa. E poi, visto che stiamo parlando di un semidio, l'ho lasciato in dimensioni da immaginetta, questo è uno degli NFT, degli svariati NFT che sono stati rilasciati con l'immagine di Diego Armando Maradona. E su questo penso che non ci sia molto da aggiungere. Ora, questa è l'ultima considerazione e vi lascio, vi voglio lasciare con una domanda. Ma se questo hype sugli NFT fosse solo una bolla, perché
Personalmente ritengo di no, però poi a voi lascio a voi la. Vi voglio lasciare con questa curiosità. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, Gino, oppure direi che possiamo passare ai saluti. No, l'unica cosa sintetica è che per qualunque mi permetto di fare promozione personale, nel senso che mi trovate su pappalardo.legal, che era di cui avete visto il logo anche sulle slide. Per qualunque cosa sono a disposizione. Come sempre, ringrazio la Scary Academy per la possibilità che mi dà. Spero di avere altre idee da condividere con voi successivamente. Ci sto ragionando, per Perfetto, la verità. benissimo. Allora Gino, io ti ringrazio, ringrazio anche tutti i partecipanti che si sono collegati numerosi e non mi resta che augurare a tutti una buona serata. A Grazie, grazie. presto, Buonasera a tutti. buona serata.